tantissima i falsi, quindi anche qui, voglio dire, si sentono tante belle parole, tanti intenti nobili all'interno di quest'Aula quando il governo viene a parlare di difesa delle produzioni del Made in Italy, di lotta alla contraffazione, ci si straccia le vesti quando poi c'è il rapporto annuale appunto della Commissione anticontraffazione, poi una normativa semplicissima che aiuta in qualche modo a far capire al consumatore, e non solo al consumatore, quali sono i prodotti che hanno l'obbligatorietà della marcatura CE e quali invece no e come devono essere fatti, è probabilmente capisco che possa essere un impegno per qualche dipendente del Ministero dello Sviluppo Economico, per qualche dirigente, ma probabilmente con tutte le risorse che ci sono non è sicuramente un costo aggiuntivo per lo Stato. Quindi anche qui, ripeto, c'è un governo che dice delle cose e va in direzione totalmente opposta. Quindi chiedo cortesemente un ripensamento su questo emendamento. Grazie. Siamo all'8.9. Gianluca Pini, parere contrario del datore del governo. La votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Burtone. Ci siamo? Massa. Abbiamo votato tutti? La votazione è chiusa. Presenti 377, votanti 371, astenuti 6, maggioranza 186, favorevoli 126, contrari 245, la Camera respinge. Ora siamo agli identici 8.3 Capelli e 8.10 Gianluca Pini. Se nessuno chiede di intervenire, parere contrario, relatore del Governo, la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Non vedo mani alzate. Sì, Monchiero. Ok, altri? Tartaglione. Gianni Farina. Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 378, votanti 303, astenuti 75, maggioranza 152, favorevoli 60, contrari 243, la Camera respinge. Siamo all'8.4 Pellegrino. Nessuno chiede di intervenire. Parere contrario, datore del Governo. Votazione aperta. Chi non riesce a votare? Massa. Burtone, Ciprini, Malisani, Busto, Monchiero. Ok. Chi altro non riesce a votare? La votazione è chiusa. Presenti 371, votanti 355, astenuti 16, maggioranza 178, favorevoli 112, contro 243, la Camera respinge. Votiamo l'articolo 8. La votazione è aperta. Bolognesi, stiamo votando l'articolo 8. Burtone, ecco. Righetti, poi Busto, Pollastrini, De Lorenzis, Ferranti, Carbone, Pini. Ci siamo? Abbiamo votato tutti? Marroni. La votazione è chiusa. Presenti 385 votanti.